Questo è un fatto successo alla mia famiglia, io con la mia famiglia, mio padre e il mio fratello. Se vuoi che ti racconti quello. Io sono stato in Conigia, la venne dal 40 fino al 53. Però la guerra l'ho vissuta tutto sotto Una mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Beh, la guerra è iniziata il 7 di, cioè la guerra è iniziata nel giugno del 40, però la guerra d'Alfonsine è arrivata nel 44. Eravamo tutti lì in via Mussini e si incominciò la sera del 7 dicembre arrivarono e le prime granate andarono lì vicino alla casa del popolo. 16 anni avevo, dicembre, avevo appena compiuto i 16 anni. I tedeschi stavano ritirandosi e una mattina arrivarono, ci bussarono alla porta e ci prelevarono mio padre, mio fratello e io. Mia mamma voleva venire anche lei, non volevano, la cacciarono in casa e ci portarono all'incrocio con la statale, dove c'era un muro di recinzione, e ci fecero sedere lì tutte e tre, e dall'altra parte della strada c'era un tedesco con un mitragliatore, l'ha sdraiato per terra, pronto a spararci. Noi eravamo lì tutte e tre abbracciati e si aspettava solo la fine, perché era un brutto momento. Se non che dopo 10 minuti, un quarto d'ora che eravamo lì, arrivò una motocicletta di tedeschi con un ufficiale sopra, e incominciò a parlare con questo qua che era là, questo tedesco che era là con il fucile. Borbottarono un po' e poi dopo qualche minuto questo qui si alzò, prese su la sua arma, montò su anche lui e andarono via e ci lasciarono lì. Non si sa il perché, però avevano paura forse di qualche rappresaglia, perché allora in quei periodi i partigiani stavano facendo le rappresaglie, prelevavano delle armi dei tedeschi e avevano paura che avessero fatto qualche cosa e noi ci avevano preso come ostaggi. E lì finì perché noi dopo un po' andarono via, ci alzammo e tornammo a casa, che eravamo a 200 metri da casa. Però la paura fu grande, la paura che mia mamma, che era là sulla strada, quando vide che cioè, tornavamo indietro, venne di corso a abbracciarsi, perché si pensava che in quei momenti ne successero di tante e tante di quelle cose lì, che gente che li ammazzavano là per la strada così. Quando facevo la terza elementare, cosa avevo, 8 anni, così, 9, mi ricordo che bombardavano, che poi lì nel collegio c'era un'ala vuota, erano venuti i fascisti, e loro i fascisti, sapete che hanno imparato gli inglesi e gli americani che c'erano, bombardarono proprio il nostro collegio, e loro con una paura che urlavo, con una bomba proprio lì nel cortile che ha sfondato tutto il cortile. Però quando suonava l'allarme, c'era una campagna lì vicino, c'erano le trincee, e loro quando correvamo noi bambini, i tedeschi ci prendevano e ci calavano nelle trincee. Avevano pietà di noi allora, 8 anni, invece dopo nel 44 ci volevano portare in Germania. Quando venivano i tedeschi lì a Fusignano, c'erano delle ragazze grandi che avevano più di 20 anni e loro, sfortadee, mandavano su nel soffitto le grandi, perché cercavano queste ragazze loro. E noi bambine, mamma, la canzone mamma, a squarciagola, e loro si commuovevano. Ti vedevi questi tedeschi che piangevano. Quelle 2 o 3 volte sono venuti i tedeschi per cercare queste, erano 4 che ne mandavano. Noi mamma, squarciagole,
Beh, guarda, ho visto io che avevo 10-11 anni a piangere quando sentì una canzone mamma. Adesso non so neanche più cantarla. Però, guarda, e loro dopo un po', con i beat, la mettevano lì e andavano via. Solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più solo.